Ragazzi, oggi montiamo questa pinza frantumatrice Trevi Bene FR10. Lo volete sapere su cosa? Su questo bellissimo escavatore Volvo ECR145. Che spettacolo! Ciao ragazzi, bentrovati qui di nuovo sul canale YouTube di Omeco. Io sono Federico e oggi andiamo a rompere qualcosa. Sì, perché abbiamo montato questo frantumatore girevole Trevi FR10 su un bellissimo escavatore Volvo, l'ECR145EL. Perché questa accoppiata? Perché questo, che è un frantumatore da circa 1000 kg abbondanti, si abbina perfettamente a un escavatore a ingombro ridotto da 160 quintali circa. E insieme lavorano perfettamente. Piccole demolizioni con questo attrezzo possiamo fare sia demolizione primaria in quota sia demolizione secondaria a terra per separare il materiale, perché è sì una pinza, ma principalmente è un frantumatore. Chiaramente rotazione idraulica, e viene abbinato a un impianto martello pinza, quindi in questo caso doppio effetto, con raddoppio di portata. Volvo su queste macchine, in generale su tutti gli escavatori da una certa taglia in su, mette il raddoppio di portata sull'impianto pinza. Questo ci aiuta tantissimo ad avere delle performance pazzesche quando andiamo a lavorare con questa attrezzatura. Semplice da usare, chiaramente un occhio sempre alla sicurezza, perché qui cominciamo a fare demolizione e non si scherza. Come dicevo, col manipolatore di sinistra andiamo a manovrare la doppia direzione della rotazione, col manipolatore di destra o con il pedale andiamo a comandare l'apertura e la chiusura delle chele. Ovviamente abbiamo tutti gli impianti per farla funzionare a regola d'arte, ovvero impianto martello pinza a doppio effetto, che tra l'altro su queste macchine Volvo ci mette il raddoppio di portata, e impianto rotazione. Wow! Ragazzi, ci facciamo un bel giretto perché forse ho trovato qualcosa da rompere. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, andiamoci a posizionare la nostra pinza. Mamma mia! Ragazzi, vi abbiamo fatto vedere come lavorava questa pinza. Di solito ve le facciamo sempre vedere sul nostro piazzale e mai lavorare, salvo qualche rara eccezione. In questo caso volevo proprio farvi vedere come si comportava questa bellissima Trevi FR10 sul Volvo ECR145L, perché vi ho detto all'inizio del video che è una bellissima accoppiata, e infatti è proprio così. Grandi performance, movimenti veloci, precisi e tanta forza. Chiaramente l'abbiamo vista su un cubo di cemento anche abbastanza duro, non è il massimo perché la pinza non riesce a esercitare il massimo della pressione, perché lo prende male sostanzialmente. Volevamo comunque darvi un'intuizione di come andava a lavorare.
Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi aspetto al prossimo, mi raccomando, mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale che a noi ci aiuta tanto e cliccate anche la campanella così non vi perdete più nessun video nostro. Come sempre, fate i bravi, buon lavoro, ciao!